22:47, quasi 48, Florian Sì, e grazie a Jukebox Sommelier allora, per allietarci sempre. Oh, e adesso bene, noi adesso a questo punto noi ci strufugniamo un pochino di ragazzacci. Sì, chiamiamo li posso anche toccare, Val... Simo, perché sono toccare. Vicinissimi. Sì, sì, ci puoi anche sputarci addosso, ci posso se vuoi. Sputarci, chiamiamo posso anche il nostro Walter, che fra poco farà una telefonata, perché avremo anche la telefonata da casa, giusto? Ah, no? Vedi. Il quarto uomo, esatto. Il quarto uomo, sì, il quarto uomo. Allora, parliamo di una festa. Si può parlare di una festa? Una festa, esatto. Di una festa. Di una festa che si farà a Sarzana, proprio a Battifollo, il 4 agosto. Che si chiama? Che si chiama? Battifuego Rock. Battifuego Rock. Volume 3. Volume 3. Allora, qua noi vediamo però, ci hanno detto per esempio, non so, che c'è Dottor Lawrence, no? Cioè, fa blues, no? Battifuego Rock. Allora voi dovete fare Battifuego Rock and Blues, giusto? Ci stava, eh? Allora, così, comincia a fare della polemica con i ragazzi, che va bene così. No, no, scherziamo. Allora, a che edizione siamo? Terza edizione, volume 3, terza edizione. Te l'ho detto prima. Vabbè, ma io sono stai... voglio capire... No, perché certo. Quando... Cioè, senso, non è che adesso sono scemo. Allora, Walter, puoi chiamare Jacopo? Ah, quindi la terza anche. Edizione? La terza edizione, okay. Questa festa, diciamo che è partita perché a Sarzana, diciamo, in centro è difficile fare feste, spostandosi un po' più in fuori, un po' più facile, siamo andati verso il fiume, siamo andati verso l'Arci di Battifollo, che ci permette di in collaborazione fare questa festa e dare l'opportunità a più bisogni musicali di stare insieme, bisogni artistiche, comunque c'è hip hop, rock, reggae, tutti insieme. L'unica cosa, non c'è la musica trap. Non c'è la musica? Trap. Musica trap. Trap, ve la scordate. No, va musica bene. Trap. Va bene, però allora la metteremo noi di Radio Rogna, la musica trap. Perché anche se ci fa, Federico F la metterà tutta la potete sera. Mettere. Allora, aspettate un attimo che vediamo se questo collegamento ma è attivo. Ma chi abbiamo in collegamento? Pronto? Come si chiama? Pronto? Chi sei te? Eccomi, sono Jacopo. Sei Jacopo? Ciao, ciao Jacopo. Jacopo. Cosa fai? Dove sei? Dove ti trovi? Sono a lavorare. Tuoi. Sei a lavorare? E praticamente, ma ti pagano anche questo quarto d'ora che chiacchieri con noi o no? Perché non va bene se sei a lavorare e usi il telefono. Sono dovuto scivolare via sperando che non mi becchino. Ah, ok, sperando che non ti becchino. Ma noi cercheremo di mandare di poi farti le beccare. Foto, di farti certo. Beccare. Certo, tutta la documentazione. Senti poi, Jacopo, allora, sono qua con i tre ragazzacci, gli altri, gli altri guffi, no? Ciao, i guffi in quattro, e ti salutano qui. Allora, bello. Jacopo, ci hanno detto allora questa festa a Battifollo, Battifuego Rock volume 3, e, spiegaci un po', se ne hai voglia, da dove nasce questa idea e come nasce e con chi nasce? Allora, è nata appunto tre grazie anni fa. Grazie Jacopo, fa. Grandissimo. Ciao, grazie mille. Bello. No, vai, scherzo, vai, vai. È nata tre anni fa, sostanzialmente da... I ragazzi che la stanno organizzando ora, c'era qualcuno in più, qualcuno in meno, c'è stato qualche cambiamento, ma sostanzialmente il gruppo di base siamo sempre stati noi. E diciamo è nata un po' dal fatto che l'Arci Battifollo era prima un centro di ritrovo per i ragazzi ed è diventato uno sfacello nel frattempo. Una seconda cosa, la mancanza sostanzialmente di eventi a Sarzana, vuole essere una denuncia. E poi vogliamo anche divertirci, quindi abbiamo detto facciamoci una festa un po' come ci piace a noi, quindi jam session, mangiare diciamo sostenibile, perché alcuni di noi coltivano come lavoro e lo fanno in modo sostenibile, quindi vogliamo promuovere anche questa cosa e chiunque abbia lo stand può disporre dei nostri spazi. Oh, perfetto. Se, infatti, guarda, io sono... Quando ci avete portato per la prima volta la locandina, il flyer, la locandina, chiamatela così, io personalmente ho avuto un moto di emozionitudine e di gioia, perché finalmente sembra una reale, come si dice, fanzine, una cosa, un bel bianco e nero scritto a mano così, non patinata, secca, dritta. Fatto a mano. Via, no? Fatta a mano. E qua si legge menù, cena, a scelta, 8 euro, BBQ, cosa vuol dire? Che BBQ
Queen. Barbecue. Eh? È il barbecue. Che suona BB King. King. Pensavo BB Queen io, perché era la moglie di BB King. Però vabbè, è andato così. Poi, risotto di verdure più bibita. Ma 8 c'è euro. Anche il disegno. Bibita, 8 c'è anche euro. Ma non lo vedo ora. Il prezzo popolare vuole essere un incentivo a partecipare tutti. Perché no, intanto, non so se è stato detto prima, è una festa non a scopo di lucro. Noi vogliamo solo riunire persone che ormai sono lontane e lo facciamo con della musica. Senti Jacopo, sei contento te, che poi è una domanda che facciamo anche a loro, sei contento te di questa prefesta? Cioè come andiamo con l'organizzazione? Ci siamo? Scusami, non ho capito bene. Ecco, forse è meglio. Perché sta prendendo tempo. Sei contento di come è andata? Mi stanno chiamando dal lavoro. Veramente? No. Ma vai, guarda che sei simpaticissimo, come veramente sei forte. Volevo fuggirne un attimo. Senti, ma sei contento, dicevamo, dell'organizzazione, di come sta andando questa prefesta? O vi manca, non so, un mixer, due casse, qualcosa? Ci manca qualche mixer e qualche cassa, ma stiamo lavorandoci. Le troveremo. Anche il lato organizzativo è no profit, e d'altronde no ci profit. Dobbiamo arrangiare gli strumenti a disposizione per la jam session. Sono i nostri, mettiamo noi a disposizione sostanzialmente tutto, alcune cose non ce le abbiamo, cerchiamo di trovare soluzioni all'ultimo da capitale momento. Sociale più che da capitale monetario, e aiutarsi tra gli altri, magari facendo pubblicità a chi ci presta magari le casse o il mixer, anzi interessati via radio si possono contattare. Ai radioascoltatori in ascolto adesso sappiate che... Anche un basso ci serve, gente. Anche un... Un basso elettrico. Che chi è che possono contattare lui? Ma viene Fagione, un basso elettrico. Basta mettere una presa in mano, è perfetto, è un basso elettrico. Allora, senti Jacopo, prima di salutarti e di farti tornare al lavoro, perché noi abbiamo qua, cioè ci sono gli altri vivi in carne ed ossa, non sappiamo neanche spettacolo. Se tu adesso sei nudo mentre parli con noi, per dire, perché sei al telefono. Certo. E sono in manicomio. Ecco, l'ultima domanda che volevo farti così è, ma cosa ti aspetti dalla terza edizione di quest'anno? Tanto, in realtà, perché ci sono tante novità e magari spero vengano apprezzate, e soprattutto spero se ne sia una quarta il prima possibile. Oh, ma guarda che veramente che gozzone, cioè già la quarta stai pensando, ma fai la terza. Guarda avanti. Trova il mixer, che se no va bene. Ma lascialo, fallo guardare avanti. Allora vai a lavorare, per favore, Jacopo. Che ti lavora licenzia. Sul team. Dai. Vai a lavorare. Dai, no. Che ti vogliamo bene, va bene? Ci vediamo sabato. Sabato mattina. Ci vediamo. C'è da caricare della roba, comunque non è che sei qua. Le nostre braccia saranno a vostra disposizione. Va bene, ecco, la vostra soddisfazione è il nostro miglior. Che ha detto il dottor Thomas non è in sede. Va bene. Ciao Jacopo, buon lavoro. Ciao, grazie mille, ciao a tutti. Bene, Jacopo. È il capo. No, non c'è il capo qua. Sì, va bene. Siamo tutti allo stesso livello. Comunque, certo, sicuro. Non si parlerà solo di musica al Battifuego Rock, perché dici rock è solo musica. No, non c'è solo musica, c'è anche arte, esposizione d'arte. Quindi infatti, volevo capire. Ma dalle 9 del mattino, comunque, arriveranno molti writers da Spezia, Massa, Forno, giù. Dalle cave al contrario. Ma infatti, writing free wall, no? Come i cavatori al contrario. Eh? E lo spiega meglio Davide questo, perché... Vai Davide, sei cosa. Grazie in arte per il passaggio sei di parola. Allora. No, in arte niente. No, niente. Esatto. Va bene. Questa qua è un nomignolo che mi... Vabbè. A parte che con quella camicia lì, secondo me rischi di andare a casa nudo, perché Federico F te la strappa di dosso. Lo so, lo vedo, te lo volevo dire. Vai, dici Davide. Niente, il muro è la stessa cosa della musica, una jam, diciamo, per dare spazio ai ragazzini che magari non ce l'hanno, comunque vogliono venire a farsi la grigliata, a sentire la musica, piti pum piti pera. Ma tanti discorsi, c'è da fare delle cose, ci troviamo a Battifollo, no? Esatto, abbiamo imbiancato il muro e verranno i ragazzi a dipingere. Non c'è né un tema né un argomento. No, quest'anno no. Non abbiamo voluto, diciamo, complicare le cose. Lasciamo molto libero, a parte magari dei colori che ci abbiamo tutti insieme.
anche perché poi abbiamo dipinto in alto quest'anno e lavorare in alto non è così veloce come lavorare in terra, e allora abbiamo semplificato. Hanno incominciato già i grandi, diciamo, con i trabattelli a fare la parte alta, lasciare lo spazio poi ai più giovani la parte più bassa. Il giorno, sì. La parte più bassa. Sentite, allora, ma muscoli ci sono? Ci sono dei muscoli? Passagli un po' il microfono, perché io lui l'ho conosciuto. L'ho conosciuto perché lui pesca, fa le cose. Ancora? È bellissimo, mi ricordo. Ma adesso non possiamo parlarne in radio, in diretta mondiale, di una serie di ma accordi. Ma di cosa? Del vostro incontro? Sì, perché abbiamo... Lascia perdere, te lo spiego dopo. Dimmelo dopo. Ma senti... per esempio, te di che cosa ti stai occupando all'interno di questa? Io gestisco solamente la parte dei media online, diciamo. Quindi di un bel cazzo di sei comunicatore, sei il Zuckerberg della situazione, sono praticamente. Bene, bene. E come sta andando la comunicazia per questo evento? Ma no, beh, ora gestisco i media. Praticamente sono quello che fa i promo. Che fa i promo? Che non li sta cagando nessuno. Perfetto. Ma senti, ma i promo come sono? Dei video, no? Perché noi ne abbiamo visti qualcuno. Sono video virali martellanti giorno per giorno, in più con... Cerchiamo di martellare i nostri... dei mood musicali, accompagnare le giornate fino alla festa. Messaggi subliminali. Ma scusa, Florian, sì, a te non viene da chiederti, da chiedere loro perché... quel tattone lì non ha un cappello in testa, eh? No, assolutamente. L'abbiamo detto, porta il cappello. No, a me non mi ha detto un cazzo. Oh, adesso sembra tutti e tre. Oh, finalmente. Oh, così vedi, oh, bene. State bene. A parte che sono caldo con sto coso. E prova a metterti quello lì, che c'ha, è bucato, ma è bucato. C'ha la patina, non lo vuole, è bucato. Non lo vuole il cappello, non lo vuole, va bene. Allora, cosa sta succedendo? È un momento altissimo radiofonico. Scusate, ma questo quando dite che i vecchi stanno i grandi stanno mettendo sui trabattelli, cosa intendete? I writer, quelli grandi? C'era... Ma tipo Beppe Pagano c'è? Bravissima. Dov'è Beppe Pagano? Dov'è uscito? Dov'è andato qua? Ma sentite un attimo, adesso no, noi abbiamo deciso, perché in tutto questo non l'abbiamo ancora detto, ma è una cosa importante secondo noi, perché tutto il festival potrà essere seguito anche dalle 18 in poi in diretta radio, perché Radio Rogna sostiene il trabattello su cui salgono i painters. Si dice così. Giusto. Cazzo, sì, ci supportate, per questo vi ringraziamo. No, ma non per quello, dico, ma come mai ci avete chiesto di venire lì? Guarda, io avrei chiesto da un'altra parte, però poi bene. Come mai? E chi avresti chiesto? Lui è venuto il tattone qua, è arrivato qua e ci ha detto una sera e ci ha detto facciamo sta cosa. Come mai? Sono venuto perché per rendere la serata più goliardica ancora di quello che potrebbe essere, più... Ah, perché noi facciamo noi siamo le battutine. I scemeloni. I scemeloni, eh? Ah, ma no, scherzo. No, scherzo. Dai, Simone, ma Dio buono. Cosa? Li metto in difficoltà. Ma li metto in difficoltà, come i tracciati che facevano gli svizzeri contro Alberto Tomba negli anni 84. Va bene, ma e quindi, perché se siete venuti da noi? Perché ci avete chiamato per questo evento? Perché già vi conoscevamo un po' e sembrava bello fare una cosa insieme. Anche a noi ci è sembrato bello fare una cosa insieme, infatti abbiamo detto sì. Quanti soldi ci sono? Niente. Abbiamo detto allora certo, è il nostro posto. Perché se no noi come... Vi stiamo mettendo alla prova. Certo, vi ricopreremo d'oro alla fine della settimana. Ma no, ma non è quello. Ma noi vi sosteniamo forte, vero? Ma di brutta maniera. Allora, ma scusami, come fate a fare una festa che inizia alle 9 del mattino? Perché non c'avete gente come me o Fagioni? Perché alle 11:30 saremo già ubriachi, riversi sul primo barbecue. Ma voi alle 11:30 ma cosa? Siete a letto alle 11:30? Di mattina? Certo, no. Ma se ho due figli, mi sveglio alle 7. Non è che... Però se, come fa? No, questa è una domanda importante. Come fate a cominciare alle 9 della mattina? Ma perché alle 9 siete fuori con alle 9 della mattina facciamo... Io non sono un writer, non inizio alle 9 del mattino. Facciamo venire ragazzine a dipingere, nel senso che chi prima arriva meglio alloggia. Se gli dice alle 7 poi non ci siamo ragazzi, noi. T'avevo detto alle 9, ragazzi, è arrivato alle 11, mo su cazzi tua, no? Esatto, è andato così. Esatto. Così. Non dipingeremo solo il muro comunque. Allora, ma c'è anche già una sorta di scaletta della giornata. Aspetta, non ho capito. Non dipingerete solo il muro quest'anno, però anche un furgone. Ah.
un wagon a caso, quello che il primo che trovate posteggiato fuori. Deve essere quello di Radio Rogna, se ne avete uno. Perfetto. E no, vorremmo comprarlo con un bando alla Fondazione San Paolis degli Apostolis. Senti una cosa, un attimo, perché noi ci arrivano tutta una serie di finanziamenti, ma ce l'avete già? Tu che sei, diciamo, il magnum e anche un po' il ghiacciolo della comunicazione, no? Infatti, ma c'è già una sorta di scaletta della giornata, scaletta degli appuntamenti? Ce l'ha in un foglietto. Bene. Ma quello lì è un surf 2.0? Questo è il cartello che... Il cartello che è costato uno sfacello, 10 dammelo euro, quindi lo facciamo vedere. Dammi a 4, Pasqualetti, dammi a 3, vai. Oh, Battifuego volume 3. Sì, sarebbe quello del volume 2, ci abbiamo aggiunto una stanghetta perché spendere 10 euro di nuovo ci sembrava veramente troppo. Allora, fuori mentalità. Oh. Anche perché stiamo risparmiando per ricoprirvi d'ore, vogliamo allora, ricoprirvi d'ore come merito. Questa vale tutto, cioè tutto quello che abbiamo detto fino a tutto quello che il laboratorio artistico ha fatto dal 2013 ad oggi è questa cazzo di stanghetta, va bene? È vero, non sto scherzando, è tutto questo. Questa stanghetta è come la pensiamo noi. Quando uno ci manda le mail, ma cos'è la cittadinanza attiva? È questa stanghetta qua, va bene? Ce la faccio a mano questa stanghetta. Si sta anche bravi, sciogliendo ragazzi, come noi sotto le luci. Oh, infatti. Si sta sbiadendo, ma poi ci diamo un ritocchino che abbiamo qua anche degli artisti visivi. Certo. Allora, questa scaletta della giornata. Io arrivo alle 9, c'è un hot dog? No, non c'è. C'è qualcosa di vegetale? No, ancora c'è la cucina. Ci sono i ragazzini. Alle 9 ci sono i ragazzini. Ma alle 9 ci sono i ragazzini che fa... No, i writers. Che dipingono, che sì, dipingono. Sì. Tipo una Montmartre, c'è anche un po' più fresco, cioè magari per le 4 mollano il colpo, se no esplodono lì davanti. Si va al reparto, diciamo, ghiaccioli, birrette, eccetera, eccetera. A birrette. Allora, praticamente, writing, ma a pranzo si può mangiare anche a pranzo lì, aperta la cucina o no? No. Perfetto, allora praticamente c'è il bar di Battifuoro dell'Arcidi, se vuoi andare lì, che ti dà le focacce, quindi il risotto alle verdure c'è alla sera, risotto e verdure. Ma chi cucina? Noi. Ecco, facciamo tutto noi. Avete sentito Mamma Milli? No, nel senso anche per avere degli spunti. Dici un po' chi è, te che sei pronto con la comunicazione. Cazzo. Lo sketch di prima, va bene. La signora al telefono. Guarda che quella roba lì, te la rompo. No, ma io voglio sapere cosa c'è in quel foglietto lì della lista della... La scaletta. Oh, se la dici la scaletta. E si può dire? Alle 9 writing, poi alle 13 comincerà la jam session. Che è un po' come affittare un campo da tennis. Fino dalle 13 alle 14. Fermi. Potremmo qua dire che c'è un errore sul flyer, che ce ne siamo accorti tardi. Cioè? Che cosa? No, ma non è un errore. Ma che errore? Jam Session è bellissimo. Jam Session, sì. È bellissimo. Ah, perché è scritto Session. Certo, gran sassofoni ci sono. No, perché facciamo rock and roll in inglese rock vuol dire sassi, quindi Session. Perfetto. Allora, cioè, c'è questa Jam Session. È un po' una lapidazione musicale, quindi. Geova. Allora, palco aperto dalle 13, giusto? Fino alle 18, palco aperto per dalle tutti. Dalle 13 alle 18, praticamente ne rimarrà uno solo, tipo alle 15 uno crolla. Solo. No, il bassista è morto. Una Royal Rumble. No, il batterista, boom. No, ma si parla comunque 50 di gradi. Dai, 20 persone possibili che potrebbero venire a suonare, che mischiandosi, perfetto, entrando uno, esce l'altro. Perfetto, quindi va bene. Poi dopo? Finito quello, c'è alle 6 incominceranno le band. Alle 18 le band. Sono 4 band, diciamo. Oh, siccome nel volantino non c'è, non ci sono scritti giustamente, perché avete, il maestro della comunicazione ben lo sa, avete scelto di far passare il contenitore, non tanto il contenuto, che è un po' come abbiamo fatto noi con la mentina, con tante cose, no? Cioè uno viene perché si diverte. Adesso però che vi abbiamo in radio, vi chiediamo chi suona, chi sono le band di quella serata? Sicuramente ci sarà Babatunde, che è un cantante italo-nigeriano. Sì. E io altissimo, adoro, altissimo, sì. Altissimo, tra l'altro. Basta guardarlo e incominci a sorridere, a essere felice. Sì, bello come il sole. Il secondo sarà
Dr. Lawrence, ed è un che non bluesman, noi. Anni 30, e non lo conosco neanche io, l'ha visto solamente lì. L'ha visto solo... Ah, ciao, sei tu, grande. Grandissimo. Grande, ce l'abbiamo in studio! Perché l'aveva... Perché l'ha beccato il quarto uomo in giro, ci ha detto lui. Ma non era uno scherzo. No, io conosco okay. molto bene. Per lui, pensavo fosse uno sketch che avete preparato, volevo venire invece dietro. No. Invece no, ma l'ho anche detto prima, che c'era Dr. Lawrence. Sì. Il grandissimo sì, Lorenzo Cimiraglia, Dr. Lawrence. Oh, bene. Poi? Il terzo sarà Dolinar, e sarà sia sul palco come musicista e sia sul... sulla console, come sì. DJ. Esatto. Sì. Qua dicono il MERS. Sì, sì, ma lasciali perdere. Va bene, non ti curare di loro. No, va bene, allora, vai, continuo. Il quarto sarà la banda Bate Valengo. Ah, che vengono... La Spezia. Oh, con i triangoli vengono. C'è da divertirsi, lì andranno... sì, samba, viata. Battere sui tamburi. Quanti saranno più o meno loro? Verranno 12-15 persone, una pensiamo. Una quindicina di persone, bene. Vengono a supportarci. E fino a che ora andremo avanti con... Fino a luna di notte con i DJ set, 4 DJ. Ma ci verrà... Sì. Voi sapete se viene tipo uno che si chiama Federico F? Verrà, mi sa che verrà. Sa che verrà. Ah, bene. Ma tu mi sa proprio che verrà. Ah, ma lo sai che è lui, eh? No, lui è Dottor Lawrence, lui è Federico F. T'abbiamo... No! Ma lo so, lo so. Grandissimi. Al blues. E poi chi ci sarà? No, io voglio sapere di chi sono i DJ set. C'è Federico F, poi? A fare scratch, Sim One. Ok. Dico bene? Sì, che è il vecchio Catto San di prima. Ah. I messaggi. Ah, ok. Dario De Riva, da Livorno, Castiglioncello. Sì. E sempre Dolinar, come abbiamo detto, e collettivo 303. Oh, bene, mentre arriva un messaggio in diretta che noi leggiamo perché non facciamo censura, vero Floreano? No, assolutamente. Vincenzo Monte scrive, vi suggerisco Federico F. da San Leo. Lo conoscete? Chi è? Ah, chi è? Va bene. Va bene, va ciao, bene, Vincenzo. Niente, arrivano le cose. Quindi appuntamento sabato 4, se allora avete un pennello, una bomboletta già dalle 9 della mattina, giusto? Sì, esatto. Sì. Che ci sono i muri aperti. Sì. Ai sì, ragazzi sì. Così. Ma posso venire, possiamo venire anche con i bimbi? Potete certo. Venire anche con i bambini, certo. Oh, perfetto, allora una serata... Anche coi cani? I cani devono rimanere legati, ma sembrerà un canile a una certa ora, quindi potete venire anche coi cani. Oh, perfetto. E quindi dalle 9 della mattina si comincia e si finisce strisciando fino a luna di notte, giusto? Yes. Esattamente. Ok, e la manifestazione potrà essere seguita dalle 18 in avanti anche dalle frequenze di www.radiorogna.it, che sicuramente copriremo, diciamo, tutta la parte dei concerti, la parte dei DJ set, e faremo un po' di chiacchiere con tutti i writers, tutti voi che l'avete organizzate, il pubblico, gli astanti e tutti quelli che vorranno parlare ai nostri microfoni. Ma il menù invece, ci volete... Allora, qua c'è scritto risotto di verdure, no? perché un vuoi sapere tutte le verdure che ci metto dentro? No, è un piatto su cui puntate tanto voi, no? Anche come comunicazione. Hai puntato tutto sul risotto di verdure, praticamente. Il flyer l'ha fatto lui che ha cominciato a scaricarsi. Va bene. Ma c'è tipo la pasta asciutta, c'è? Minchia, c'è scritto risotto di verdure, basta. No, oh, c'è il risotto di verdure. Ah, ma c'è il risotto di verdure. Il risotto di verdure. E il barbecue. Il barbecue. Ok, perfetto. E in più... Torte di verdura. Torte di verdura. Comunque, ragazzi, aggiungono una I per tutti. Loro, ma fanno un menù a 8 euro per noi. Cioè, quindi mi sembra che sia tutto abbastanza equilibrato, no? Perché qua parliamo di un menù cena a scelta tra il barbecue più bibita o il risotto di verdure più bibita. Ma la bibita vuol dire anche birra? Certo. O birra o... Bicchiere grande, non quello piccolo da stronzi. Oh, che meno male. Bravi. Allora, appuntamento 4 agosto al Circolo Arci di Battifollo. Dalle 9 del mattino. Dalle 9 del mattino till the end of the night, che sarà luna di notte, giusto? Yes. Viva, yes. Viva voi. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Bella. Grazie ragazzi. Bravi davvero. Bravi davvero.
Oh, a questo punto io, guarda, non dico niente, sì, non faccio niente. No, non diciamo niente. Non, proprio che non, va, non, va, deve andare così, da solo. Deve andare da solo, guarda, io faccio questa cosa qua, faccio questa cosa qua.